Se volete acquistare account o crediti foot, rivolgetevi a Market Foot, di cui trovate il link qui sotto in descrizione. Vi ricordo inoltre che con il codice coupon Fede Marconi, tutto maiuscolo, tutto attaccato, avrete un 5% di sconto. Finalmente, ragazzi, siamo ritornati con la nostra carriera. Assieme su FIFA 15 con il Livorno ci eravamo lasciati parecchio tempo fa, con la sconfitta contro la Juventus, ma con un grande Livorno, con grandissimi gol. Vi avevo chiesto di cominciare a fare una classifica dei vostri gol più belli, che poi andremo ad analizzare a fine stagione. Questo video non so quando lo vedrete, ma comunque vi dico che lo sto caricando di martedì, e come sentite sono ancora un po' convalescente dopo la Calcio Tennis Challenge, che veramente, ragazzi, mi ha devastato, ma non solo a me, anche al cameraman nostro amico Christian e a T-Rex, che già non stava benissimo. Quindi, fatta questa premessa, possiamo iniziare a parlare della nostra carriera e avanzare con il calendario. Non ricordo neanche quale sarà la prossima partita, adesso la vedremo insieme. E quindi stiamo comunque volgendo al termine di questa nostra seconda stagione, prima con il Livorno, prima sulla panchina del Livorno. Poi a fine stagione tireremo i calcoli, tireremo le somme, decideremo se restare o meno su questa panchina. Per ora però diamo il 110% per questa maglia e andiamo a continuare a fare punti, perché stiamo facendo veramente un gran campionato. Maxi Morales, che è pronto con le mani, il pallone spizzato al limite con il colpo di testa di Baselli, più pericoloso del previsto. Il pallone comunque termina lontano dalla porta di Abogo. Entro per Dembélé, che riesce a girarla per l'inserimento di Coman. È una grande idea, Coman finisce per terra, calcio di punizione. E forse un cartellino ci poteva stare, non c'è perché era il primo fallo. Comunque Coman steso, batte proprio Coman col destro, c'è una deviazione della barriera e il pallone termina tra le braccia di Sportiello. Ancora Baselli, alla fine ostacolato da Coman che gli porta via il pallone, ci ha messo tantissimo qui l'Atalanta ad impostare. Quindi Coman per il contropiede, la discesa di Maximin, accontentato subito, va dentro Dembélé, lo vede Maximin, ecco il cross che invece per Coman, che non trova lo specchio della porta, ci va vicinissimo, e Livorno va vicinissimo al gol dell'1-0, sempre col bomber. Dei. Reed per Allen, per Coman, anzi Dembélé, di nuovo per Reed, Livorno che esce con gran classe. Reed le finte, dentro per Dembélé, la posizione forse regolare, Dembélé, ed è gol di Dembélé, e forse anche il primo in Italia, e Livorno in vantaggio. Altra grande azione, altra grande finalizzazione, e alla mezz'ora siamo in vantaggio. Questo 1-2 tra Reed e Dembélé, che poi riesce a metterla sul palo di Sportiello, che non è perfetto. Livorno 1, Atalanta 0. E il pallone poi per Allen, che cercava, non ha trovato nessuno. Bellerin libera male, c'è Carmona al limite per Maxi Morales, disturbato, non riesce a trovare lo specchio della porta. Servito Coman, sì, anzi Dembélé, con Coman che è larghissimo. Dembélé trova Harrison Reed, quindi il pallone centrale dalle parti di Donzà cerca lo scavetto per Maximin, Sportiello, maledizione, il calcio d'angolo. Forse era meglio scucchiaiarla quella palla, chissà. Comunque il pallone non è entrato, ci riproviamo col pallone al limite. Che cos'è? Reed la gira, Allen in orizzontale dalle parti di Donzà, sta partendo Maximin e il pallone dentro è per lui in area di rigore. Seth Maximin può mettere dentro, arriva Allen che non trova la porta. Gran calcio però del Livorno, ragazzi, gran calcio. Attenzione alla corsa di Cigarini, dentro tentativo di assist con Donsa, che però sbaglia il tocco, occhio a Morales al limite destro e palo di Maxi Morales. Grandissimo rischio qui da una palla persa in maniera molto stupida. Abbiamo rischiato di prendere il gol del pareggio e poi usciamo anche in maniera molto bella con Coman, che porta bene a Luan. Molina, Gomez per Cigarini, occhio a Cigarini. Chiuso Reed, vince il rifallo Molina, che poi la dà dentro. Possibilità con Marilungo, che praticamente ha rimesso in gioco Dennis. Anzi, no, Dennis era in fuori gioco e ci rimane. Calcio di punizione per il Livorno, ma quanto stiamo rischiando in questo finale? Palla dentro per Dennis, Atalanta che insiste. Dennis, Antei, e no, e no, e no, infatti non c'è nulla. Pallone verso Coman, attenzione che addirittura si può rivertire in contropiede. Azione che diventa da difensiva a offensiva con Coman. Coman rientra, può cambiare anche fascia perché sta arrivando Verde in area col sinistro. A casa 2-0 del Livorno, a 4 dalla fine, esplode il Picchi appena entrato.
mette in cassaforte la partita. La partita finisce ora. Livorno 2, Atalanta 0, altri 3 punti. E adesso, ragazzi, mi sembra un ottimo inizio di episodio per andare a giocare i due big match con Lazio e Milan. Saranno chiaramente due partite difficili, nelle quali dovremmo dare il 200%, considerando che all'andata la Lazio ci fece un mazzo così, vincendo per 3-0 nel nostro stadio, mentre con il Milan c'era stata l'impresa, la vittoria per 1-0 al Meazza. Buonasera dallo Stadio Olimpico, Lazio-Livorno quest'oggi, signori. Partita molto difficile, loro davanti hanno quel Perea che mi è stato consigliato da molti di voi. Una Lazio che chiaramente vuole vincere, come è stato all'andata. Un Livorno che lo vuole impedire, un Livorno che ha cambiato totalmente le faccia rispetto a quella che era appunto la passata sfida. Si parlava chiaramente della terza o quarta giornata di campionato ed era un Livorno ancora molto acerbo con Mister Marconi che doveva ancora un po' capire la situazione. Invece oggi è un Livorno che conosce le proprie capacità, le proprie potenzialità. È una Lazio che, da quello che mi sembra di vedere, fa anche turnover. E noi chiaramente vogliamo metterci tutto il cuore per provare a portare a casa quella che sarebbe una vittoria molto importante. Sappiamo che anche un pareggio comunque sarebbe un grande risultato contro questo avversario che è molto tosto. E quindi si riparte. Chiama palla Benzia, servito in verticale Benzia, il controllo non è un granché. Infatti avevo provato subito a calciare in porta, ma non ci è riuscito per un'ottima copertura difensiva della Lazio. Una partita molto viva, una partita molto divertente. Attacca ancora la Lazio con questo pallone all'interno dell'area. E per carità, guai se al primo tiro in porta non segnano. Lombardi, occhio a Cataldi, poi Gonzalez dentro, Perea, 2-0, papera di Abogo. Non basta il tentativo di Antè di salvare, questo è il replay. Io non ho ancora capito come marcare Perea lì davanti, è veramente complicato da marcare perché va via come in un fazzoletto tra molti uomini della nostra squadra. Surraco, nello spazio c'è Benzia, il pallone è proprio per lui, Benzia, ci arriva Benzia, Benzia la mette in mezzo, il pallone ad anticipare Bernardeschi. Livorno che prova a farsi vedere adesso con Benzia che arriva sul pallone. Occhio a questo pallone che libera ancora Perea sul fondo. Il pallone, quando lo dico io, me la danno 3 secondi dopo. Don Sa per Baluli, dentro ancora per Don Sa. Mamma mia che gol! E la partita che si riapre. La partita che si riapre, anche qui credo ci sia stata una papera del portiere della Lazio abbastanza clamorosa, perché il pallone, se non vedo male, passa sotto le gambe. Vediamo un po'. Eh sì, paperone. Paperone di Beriscia. Crossare, non lo fa, ora sì, palla per Perea, 3-1, vabbè, così però è incredibile. È incredibile questo giocatore. Perra Ledesma. Perea di tacco, mamma mia, gioca come vuole questo. No, vabbè, così no. Così no, raga, però dai. Così no. Provateci almeno. Allora, per il momento entra Coman che va a fare il centravanti al posto di Benzia, che veramente non ha visto un pallone. Poi c'è un Bernardeschi che non è stato sicuramente al massimo, è stata la sua miglior partita, però può far meglio, magari farà meglio una ripresa. Coman dentro al posto di Benzia era una scelta obbligata, chiaramente schierato subito per questi 45 minuti. Ora Perea, tiene il pallone dentro l'area, Lulic, 5, vabbè. In porta da noi non c'è nessuno, loro fanno quello che vogliono in area di rigore, come se i nostri si smaterializzassero. Vabbè, sicuramente è stata una sconfitta che ci ha ridimensionato abbastanza, perché comunque perdere 5-1 contro la Lazio non è mai bello. Comunque, io chiudo qui il video perché so che dove voi vi aspettavate anche 4 partite, purtroppo non sono riuscito a portarvele perché ho pensato che non devo registrare solamente la carriera ma anche altri video, e ho pensato di avere anche una vita sociale, quindi magari di non passare 24 ore davanti alla play. E vabbè, stronzate a parte, ragazzi, finisco qui il video. Se vi è piaciuto vi invito a lasciare un like, mi raccomando lasciatevi tanti commenti perché mi sono un po' perso, nel senso che è parecchio che non giocavo la carriera. Quindi io vi saluto, vi esorto a lasciare un pollicione in su se questo video vi è piaciuto, lasciatemi tanti commenti qui sotto. Noi ci becchiamo, spero presto, con un nuovo episodio della carriera. Bella.